Stiamo preparando le lasagne alla bolognese. E come la bolognese a Ferrara? Infatti, ma è la prof. È colpa della prof. Se volete organizzarne altre 10 di queste per noi va bene, noi siamo lo sponsor numero uno dal punto di vista della passione per la SPAL. Facciamo tante di queste giornate anche con altri sportivi proprio per insegnare ai ragazzi che la vita è fatta di alimentazione, ma alimentazione fatta nel modo giusto, che deve andare incontro alle esigenze e assecondare quelle che sono le attività dei ragazzi stessi, ma soprattutto se si vuole diventare sportivi. Quando è che preparerete un vero piatto SPAL? È la prima volta che mi è fatta sta richiesta, iniziamo a pensarci. Penso che per la prima della fine del campionato sicuramente lo inventeremo, noi riusciamo a fare di tutto, quindi lo inventeremo, lo creiamo ad hoc. Hai fatto una promessa alla direttrice di questa scuola, la dottoressa Monti, ovvero di ritornare qui e preparare tu la cena. No, allora la dottoressa Monti è sempre gentilissima, ci ha invitato, ha detto di chiamarla in tempo per andare a cena con i giocatori che vorranno venire. Io mi sono preso questo impegno, ma non preparo, anzi sono loro che preparano, perché è una scuola molto importante questa, dove lavorano bene, ci sono tanti ragazzi vogliosi, professori molto bravi, e quindi è giusto che preparino loro e che noi assaggiamo. Non vi garantisco sui colori, nel senso, diciamo, SPAL come concetto e come filosofia, sui colori sarà un po' difficile perché l'azzurro in cucina sono poche le materie prime che riescono, chiaramente se stiamo parlando di cose naturali, però sicuramente adesso lancio la proposta ai ragazzi e inventeremo sicuramente qualcosa, speriamo che sia buono.